Che cosa, la giornata, che indicazioni ci dà? Ma le indicazioni sono praticamente, non dico nessuna, ma poco meno. Le novità quali sono? Croseto, questa Ma mossa intanto che i 5 Stelle identitaria che poco fa nasce. hanno detto che Casini per loro è indigeribile, tu pensi Meno che male, meno male, continuerà a restare così? stavo per arrivarci. Le due Vedo che la notizie forse professoressa sono un po'. Braidotti Si sorride diverte lei, con si gran comprensione, pare. diverte. Meno male che si diverte, ma tutto sommato mi diverto anch'io. Devo dire che io sono più sopraffatto dalla noia, dalla tristezza e anche dallo sgomento. Le notizie politiche di oggi sono il no secco, finalmente, di Letta su Casellati e dei 5 Stelle tardivo, ma è arrivato su Casini. Però se voi pensate a quello che sta succedendo in questi giorni e che state raccontando in questi giorni, è sconcertante quello che si vede, è di una tristezza totale. E non parlo della lentezza, perché tranne Ciampi e Cossiga si è sempre votato il capo dello Stato almeno alla quarta votazione. La lentezza è un falso problema, ci sta anche che si aspetti la quarta votazione. Ma non siete anche voi vagamente, non stupiti per carità, siete più smaliziati di me, ma sopraffatti da questo livello bassissimo dei nomi che vengono fatti? Cioè io ogni volta che sento questa rosa dei nomi, le anticipazioni, retroscena, mi domando sempre, ma in un paese da 60 milioni di abitanti, ma non c'è niente di meglio? Oggi hanno ritirato fuori, non lo so, un giurista, per carità, Professor rispettabilissimo, Cassese, Cassese. ma... Professore rispettabilissimo, ma Cassese, con tutto rispetto, ha 87 anni, era stato candidato, non candidato, ipotizzato anche nel 2013. È uno che un anno fa ha avuto il coraggio di paragonare Conte a Orban, che mi sembra un po' azzardato. Si può dire Conte sia incapace, paragonarlo a Orban è azzardato. E io trovo che l'emblema della pochezza della politica italiana attuale sia Casini, ma non Casini in quanto tale. Casini è uno che sa fare politica, la fa da prima ancora di nascere. È uno che si sa muovere, è pure simpatico, l'ho conosciuto in quegli studi televisivi, in privato è divertentissimo. Ma secondo voi nel 2022 l'asso che si tira fuori il coniglio dal cilindro deve essere Casini? Ci rendiamo conto dello scollamento del palazzo da una parte e il paese dall'altra? Se voi domandaste oggi ai cittadini chi vuoi come capo dello Stato, io sono convinto che Casini non verrebbe neanche classificato perché la gente neanche se lo ricorda. E invece leggo che tutto sommato Ma Casini, però un po' potrebbe essere un bel esagerato, un nome. po' esagerato. Ah, no, no, Per ricordarselo se lo Giuli, ma ricordano. No, allora sì, guarda, ricordate, se aspetta, aspetta, aspettate posso. un Aspetta, attimo. finisco Concludi, subito, però, scansi, ragazzi, perché. Finisco subito. Certo che se lo ricordano, mi verrebbe da dire meno male che se lo ricordano, per questo non lo voterebbero. Ma quello che io trovo inquietante, mi fermo, è che si faccia passare il fatto che Casini sia uno in grado di unificare il Parlamento facendolo passare per un pregio, quando Casini. Non è che unifica, Casini è uno che è stato il bravissimo emblema del trasformismo, ma se diventa essere bravi, far parte un po' del centro-sinistra, poi del centro-destra, un po' spettinato, un po' pettinato e poi alla fine passi alla cassa, perché attraverso questo atteggiamento vai e diventi capo dello Stato, vi sembra un bel segnale agli occhi Allora, professoressa Braidotti, fermo.